Elezioni amministrative a Foggia, Fiore D'Innocenzio, candidato consigliere con la lista Prima Foggia, che appoggia il candidato sindaco Raffaele Di Mauro, quindi parliamo di centrodestra. Allora, uno tra i più giovani candidati a Foggia, e io partirei innanzitutto proprio perché quali sono state le motivazioni che ti hanno spinto a candidarti? Un giovane sicuramente magari non pensa tanto alla politica. Allora, diciamo che la mia voglia di, diciamo, di mettermi in gioco è dettata dal rinnovamento, che poi è uno dei cavalli di battaglia del candidato sindaco Raffaele Di Mauro. Noi il rinnovamento lo fanno i ragazzi e noi i giovani. Io sono un'età abbastanza adolescenziale, quindi 34 anni, che vuole cercare di portare veramente il rinnovamento a Foggia. Sono un ragazzo che ha avuto buone scuola, sia politica, perché purtroppo ho mio padre che ha fatto politica per un po' di anni, quindi ho frequentato scuole politiche, congressi, manifestazioni, e poi ho fatto un mio percorso lavorativo e di studi che mi ha portato ad essere un direttore tecnico e socio di un'azienda metalmeccanica, e quindi ho investito su me stesso e ho investito sulla città. Quindi la mia discesa in campo è per rappresentare questi ragazzi come me, queste giovani promesse che hanno sono molto professionalizzati e vogliono fare, vogliono investire, dargli quel supporto. Cioè quel supporto che serve e quella forza che serve per dire sì, ci siamo, prendiamo Foggia e svoltiamola. Ecco, come io mi sento, voglio essere un rappresentante per le mie coetanei, per le famiglie, però noi abbiamo quella marcia in più. Noi ragazzi sicuramente il capello bianco dà consigli e ci dà giuste indicazioni, però noi ragazzi siamo il futuro e la città ha bisogno di questo. Ecco, soprattutto i giovani si affacciano al mondo del lavoro, tu già sei esperto abbastanza di quello che è la tua attività e quindi questa tua esperienza la vuoi portare anche al servizio dell'intera città con delle iniziative, quali per esempio? Allora, noi come società che io amministro e mi svolgo la parte tecnica, lavoriamo per le grosse industrie, quindi siamo un'azienda metalmeccanica e il compartimento industriale. E per loro, come dicevo, la parola chiave è produzione, quindi bisogna produrre a tutti i costi. Quindi la mia discesa in campo è anche per questo, quindi produrre iniziative, produrre investimenti, cercare di produrre tutto quello che serve per rimettere in moto questa città. Noi possiamo andare dalle iniziative che può essere dal pubblico al privato. La zona ASI è una zona fondamentale per noi. Perché? Perché dobbiamo cercare in tutti i modi di incrementare quelle che sono le grosse fabbriche che oggi ci sono presenti qui, come può essere la Leonardo, come può essere l'Iveco, come può essere anche l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Quindi però per portare queste aziende qui dobbiamo cercare di dargli una buona infrastruttura, dei buoni servizi, e dobbiamo cercare in tutti i modi, sperando in questa futura elezione, di creare una task force che vada a prendersi queste aziende e cercarle di convincere a venire qui, perché noi abbiamo tutto, abbiamo un buon polo logistico di trasporti, abbiamo lo svincolo del casello autostradale, abbiamo l'aeroporto che sta, con i dati che stiamo ricevendo, funziona, quindi dobbiamo incrementare quell'aeroporto, perché dobbiamo anche cercare di capire come fare dei trasporti aerei che sono fondamentali. L'iniziativa del privato, il privato bisogna sicuramente puntare sui servizi, cioè servizi, sull'associazionismo, cercare di capire come poter oggi influire sulla nuova cultura giovanile, perché che oggi si è perso un po', i ragazzi hanno perso un po' la strada. Ecco, a proposito dei ragazzi, viene spontaneo poi chiedere, in effetti la produttività vuol dire anche lavoro, sì. E sicuramente lavoro vuol dire anche togliere tante situazioni che oggi portano molto alla illegalità anche dei giovani stessi. Quindi l'idea è quella di portare sempre più lavoro. L'idea è proprio quella.
se noi portiamo e cerchiamo di, come diciamo, la mia visione della zona ASI, portarla a farla fiorire realmente, indubbiamente incrementeranno automaticamente i posti di lavoro. Cioè il lavoro viene alla base. Io penso che la società è una catena, quindi ogni maglia compone il lavoro, ci sono i servizi, ci sono le associazioni, tutti, però tutti sono un cerchio che poi tutti sono legati uno con l'altro. Allora noi dobbiamo iniziare a comporre questa maglia fatta bene, così da non poter più inciampare in queste situazioni in cui si trova il comune di Foggia. I ragazzi hanno bisogno del lavoro. Io ho tanti amici che emigrano fuori, noi dobbiamo fermare l'emigrazione dei ragazzi perché hanno tanta voglia di fare. I ragazzi non devono essere giudicati oggi per quello che si sta vedendo, leggendo sui giornali, che sicuramente sono dei fenomeni da tenere sotto controllo e da ingabbiare immediatamente sul nascere, però bisogna sicuramente investire ancora sui ragazzi. Io ho tanti amici che emigrano e vorrebbero tornare qui, però purtroppo non riescono ad avere la fortuna che ho io e che riesco a dare ancora a qualche ragazzo, diciamo, nel mio settore, nella mia produttività. Senti, chiudiamo ovviamente col tema che abbiamo già discusso, ma chiudiamo: legalità è importante, quindi legalità legata al lavoro, legata all'associazionismo, insomma, cosa si potrebbe fare in più per questa situazione di Foggia, per la legalità? C'è bisogno sicuramente di più forze dell'ordine, che purtroppo sono sempre di meno, chi va in pensione, poi insomma ci sarebbe più bisogno anche di più personale che controlli le strade, la videosorveglianza per esempio. Allora, la videosorveglianza è sicuramente un buon deterrente, cioè avere gli occhi puntati sulla città ci dà modo a chiunque di poter arrivare subito al responsabile di azioni delittuose. Però nel programma del centrodestra, quindi del candidato sindaco Raffaele Di Mauro, prevede, che io appoggio totalmente, la visione della polizia municipale. Cioè la polizia municipale non deve essere solo vista come quelle autorità che fanno verbali contravvenzioni o minime attività di gestione dell'illecito. Invece devono essere integrate e fatte diventare proattive. Cioè lui vorrebbe, noi vorremmo come coalizione, inserire proprio dei presidi fissi nei quartieri. Quindi la polizia municipale deve intervenire radicalmente sugli abusi. Se un cittadino commette un abuso, deve intervenire. E lì incomincia la fase dell'estirpazione di questa cultura o di questa illegalità che oggi sta un attimino prendendo un po' piede, però dobbiamo frenarla. I ragazzi la possono frenare perché noi siamo la nuova generazione e noi abbiamo tante idee nuove.